Benvenuti nella settima puntata della rubrica Lo sapevate che? Io sono Ornella. E io sono Claudia. E siamo due belli artist che realizzano i ricordi della gravidanza. Nelle precedenti sei puntate abbiamo parlato del belly e body painting, la pittura corporale. Abbiamo parlato del significato che attribuivano le tribù che utilizzavano questa pittura appunto sul corpo, facendo un viaggio storico dal 60.000 a.C. fino ai giorni nostri. Abbiamo parlato dei colori, del significato dei colori, degli strumenti utilizzati, delle moderne tecniche sia di belly che di body painters. Poi abbiamo parlato degli eventi qui in Belly Art Italia, di quando regaliamo il belly painting e di quando invece organizziamo delle giornate a tema. Ma oggi invece parleremo finalmente del belly casting. Quindi entreremo in questo mondo fantastico, quindi quello del calco del pancione, che è ancora poco conosciuto in Italia purtroppo, ma che rappresenta il ricordo più bello, più magico ed emozionante della maternità, perché cattura la forma tridimensionale del luogo dove sta crescendo una nuova vita. Come si cattura la forma tridimensionale del pancione? Esistono due differenti tecniche. La prima è la tecnica con l'utilizzo di bende gessate farmaceutiche, atossiche e anallergiche, le stesse che vengono utilizzate per riparare gli arti. Tecnica con alginato. L'alginato ricavato dalle alghe marine, adatto al contatto con la pelle umana. Oggi parleremo dei calchi del pancione realizzati con le tecniche delle bende gessate. Sono i futuri genitori a scegliere se fare il belly ball o il belly cast. Se desiderano un calco discreto che si possa posizionare ovunque in casa e possano diventare il portaoggetti, scelgono il belly ball come nella foto. Se invece vogliono esporre con orgoglio la riproduzione 3D del corpo trasformato per accogliere una nuova vita, scelgono il belly cast. Cosa occorre per realizzare un calco del pancione? Bende gessate farmaceutiche, vaselina, forbici, guanti, copertura per proteggere gli abiti. Sul pancione della mamma stendiamo la vaselina liquida farmaceutica, che serve per facilitare il distacco del calco del pancione e lascia una pelle morbidissima. Le bende gessate sono ricche di gesso, che con un dolce massaggio stendiamo in modo uniforme sul pancione. È una meravigliosa coccola sia per la mamma che per il bambino. Con solo due bende gessate da 20 cm copriamo l'intera superficie della pancia. Facciamo tre strati e il secondo strato amiamo farlo posare dal papà e dai primogeniti. In soli 15 minuti il calco del pancione si può staccare e allontanare dalla pancia. Per realizzare un belly cast invece si parte con la stesura delle bende gessate sul seno per poi proseguire sul resto del corpo, il pancione. In soli 25 minuti la bellissima forma del corpo di una futura mamma è catturata e il calco si può allontanare dal pancione. Dopo aver catturato la forma 3D, i futuri genitori possono lasciare l'atelier, perché tutte le altre lavorazioni siamo noi a farle. Come prima cosa, tagliamo il carco per dargli una forma armoniosa. Poi utilizziamo uno speciale gesso che acquistiamo in Germania e creiamo sulla superficie uno spessore di circa 5 mm, in modo che il calco si possa preservare nel tempo. Per il belly ball, il solo calco del pancione, facciamo sia la superficie interna che quella esterna e creiamo con cura i bordi. Per il belly cast, invece, mettiamo uno spessore di 5 mm sulla superficie del seno e del pancione e un sottile spessore sul retro. Quando il gesso è perfettamente asciutto, si passa alla fase del carteggio. Infatti qui mi vedete intenta a carteggiare un belly ball. Serve circa un'ora per ottenere una superficie perfettamente liscia. Il progetto pittorico è studiato con i genitori ed è creato in esclusiva.
Quando è pronto lo stampiamo su carta e lo posizioniamo sul calco per far vedere ai genitori la dimensione e il luogo esatto dove verrà dipinto. Quando il progetto è approvato, io inizio a dipingere a mano sulla superficie del calco. Servono alcune ore per completare un dipinto semplice e giorni per completare un dipinto che copra tutta l'intera superficie del calco. Il Belly Ball si può posizionare così come vedete nella foto e si può dipingere tutta l'intera superficie. Questo calco è la riproduzione di un pancione che accoglieva due gemelli, Thomas e Nicholas. I genitori hanno scelto di rappresentare i loro bimbi con due colibrì che si nutrono da un ibisco, la loro mamma. Questo Belly Ball invece è stato realizzato per il piccolo Leonardo. Ai colori del sole e la forza del leone. Quando invece il Belly Ball viene posizionato come se fosse una ciotola, si può dipingere sia all'esterno che all'interno. Questo è il calco del pancione di Ilaria, la figlia di Ornella. Sì. Molto familiare. La mia bimba. Sì. Quando era in attesa di Diana. Infatti potete vedere che sul fronte del calco è stata dipinta Diana, la dea della caccia. Il Belly Ball può diventare la culla dove adagiare il bambino per le sue prime foto ufficiali, come in questa foto dove vedete Diana che è tornata nella riproduzione del luogo che l'ha custodita per 9 mesi. Per il piccolo Francesco Aldo invece una riproduzione celestiale, fatto di angioletti e nuvole bianche in un cielo azzurro. E per la piccola Serena un Belly Ball tutto bianco, con un dipinto centrale dedicato a Winnie the Pooh e i suoi amici. Ecco un belly cast elegantissimo, tutto bianco con una decorazione nera identica al tatuaggio che mamma Eva ha in mezzo ai seni. E per finire, ecco i belly cast di Simona in attesa di Giulia Daria, la cicogna, trasporta la piccolina passando accanto alla luna. Tutto intorno piccole stelle su un cielo dai toni viola realizzato ad aerografo. Sul calco sono indicati anche il peso, la lunghezza e l'orario in cui è nata Giulia Daria. Bello! Se desiderate approfondire l'argomento, entrate nel nostro sito www.belliart.it nella sezione Servizi Belly Casting, che adesso vi mostreremo. Ecco qua, Servizi Belly Casting. Troverete dei bellissimi video, la spiegazione di come realizziamo tutti i nostri calchi, poi c'è l'esperienza delle mamme e le domande frequenti. Se desiderate vedere dei nostri lavori, potete accedere tranquillamente alla nostra gallery, dove vedete che ci sono sia i Belly Ball che i Belly Cast, in modo che possiate prendere ispirazione dai nostri calchi già fatti. Seguiteci su Facebook, Instagram, Google, YouTube e TikTok e rimanete sempre connessi con noi. Creiamo sempre nuove iniziative per i futuri genitori. Non perdete l'occasione di celebrare la vostra gravidanza. Siamo giunte al termine della 7ª puntata di Lo sapevate che? Oggi vi abbiamo parlato del Belly Casting, il calco del pancione che riproduce fedelmente le forme della futura mamma. Vi abbiamo parlato e approfondito la tecnica delle bende gessate, ma non perdete la prossima puntata perché vi parleremo della tecnica in alginato e vedrete delle vere e proprie sculture ed opere d'arte. Vero. Dettagliatissime. Quindi aspettiamo, vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Ciao, grazie. Ciao, alla prossima. Oh, dalla regia? Corso storico per arrivare. Nelle precedenti puntate abbiamo parlato del. Nelle precedenti 6 puntate. Wow, bellissimo! Signore e signori. Pronti? Sì. Io leggo piano piano. Ok.
Hanno scelto per far... No, ho sbagliato, perché lui è uscito con la foto subito. Ok. Mi piace la vanina. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Sono da un ibisco, la loro mamma. Prova a dire tu, da un ibisco. Da un ibisco. Sare per babababà. Parlo io. La loro mamma. Scappa la bibì. Quindi io dico, siamo giunti al termine della settima puntata. Sapevate che? Che cosa fa il calco del pancione? Aspetta. Del belli che... Non ero pronta a venire. Sono rimasta anche seria, ho detto magari me lo fa passare. Ma noi siamo così. Comunque dalla prima puntata dove eravamo impomatate ad oggi che ci lasciamo più andare.